da te. Tu visioni nelle vene, ti amo unionale. La 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 oh, la 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 oh, la 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 oh. La 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 oh, la 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 oh, ti amo unionale. Solo ultra della mente. Amici di tutto Venezia Sport, buonasera e ben ritrovati di nuovo in diretta dopo una settimana. Scusa, non abbiamo fatto, vero Pep? Ricordamelo. No, abbiamo saltato una settimana. È saltata una settimana, e vabbè, estate. Pur non andando in vacanza, abbiamo saltato. E vabbè, però lo sforzo è già importante nel portarvi la diretta tutta, per tutta l'estate. Infatti già in questi giorni, cioè, ci sono delle persone abbastanza incasinate perché altre sono in ferie, visto che siamo tre weekend ferragostano e la gente cerca di andarsene anche nonostante partano tutti i campionati. Poi potremmo commentare per ore di quanto sia bella l'idea di giocare ad agosto. Cioè, se c'era una cosa buona che non avevamo rispetto agli altri campionati era che si giocava ancora nei mesi normali, e no, adesso col mondiale dobbiamo giocare anche in settimane improponibili. E poi ci stupiamo che le partite di Coppa Italia propongono uno spettacolo raccapricciante, ma vabbè, questo è il bello del calcio. Detto questo, ovviamente siamo qui tutto a venezasport.it, sito dove trovate 24 ore su 24 le news sul Venezia, lato calcio e quelle principali dal mondo della Reier Venezia. Facebook e Instagram, tutto Venezia Sport, c'è anche Twitter, tutto Venezia Sport, c'è anche un canale YouTube, tutto Venezia Sport, dove pubblichiamo ogni tanto, però se no altrimenti c'è il mio che si chiama I Fuori Campo, dove parlo di Venezia e anche altre squadre. E niente, allora, siamo alla vigilia della partenza, si parte a Ferragosto, l'anno scorso di questi tempi stavamo preparando la gara di Coppa Italia col Frosinone, invece qua si inizia già a preparare una gara di campionato contro, tra l'altro, il Genoa, quindi non proprio un avversario di quelli facili da prendere. Nel frattempo c'è anche il mercato, perché insomma finalmente, oserei dire, si sta capendo qualcosa di che fine farà Aramu, tra possibilità di rinnovo, addio, offerte strane, interessamenti senza offerte, eccetera. Alla fine si concretizzerà il suo passaggio al Genoa, con il Venezia che contestualmente, non dico che completerà il mercato, ma quasi, visto che arriveranno Candela e Charpentier, e parleremo anche di questo. E poi proveremo a dare una probabile formazione, per quanto si siano negativizzati oggi i casi positivi di Covid, e insomma, non sarà neanche semplice neanche fare la probabile, perché comunque i calciatori che erano positivi non si sono allenati verosimilmente in questi 10 giorni, quindi non è che sia proprio semplicissimo azzeccare chi scenderà in campo. Poi qualche parola sull'addio di Cardinaletti, anche se in questo caso, mai come in questo caso, forse sarebbe meglio anche sentire la sua campana prima o poi, sì, per capire il perché della separazione. Io ho due idee, una più complottista, una più naturale, e chiaramente sarebbero solo le sue parole a confermare le due ipotesi. Una delle due ipotesi. Con me, non in ferie, c'è il buon Peppo. Vai. Ciao direttore, sì, siamo qua pronti per la prima giornata di campionato. Sì, bene. Ci sono tanti argomenti, li hai elencati bene, ne abbiamo tanti. E dove vogliamo partire? Posso girarli con gli amici anche, no? Quale ti senti caldo? Eh? Da dove vogliamo partire? Quale argomento ti senti più caldo? Ma diciamo che possiamo partire, se vuoi, dal mercato.
perché ormai possiamo dirlo, insomma, anche se non è ufficiale, Mattia Aramo sarà il nuovo giocatore del Genoa dopo la partita, chiaramente dopo la partita di campionato, per una questione anche di equilibri, no? Di circostanze, sarebbe stato un po' imbarazzante vedere già Aramo dall'altra parte. No, sei d'accordo, credo. Sì, arriverà il ragazzo Antonio Candela dal Genoa, che l'anno scorso peraltro ha giocato a Cesena in prestito, quindi con Pierini, perché di là a destra di fatto il Venezia solamente arrivano solo vecchie conoscenze, se ci fai caso, perché troverà Pierini, Charpentieri troverà Molinaro Novato di Zampano. Bravo, è vero. Quindi Zampano andrebbe a blindare la fascia destra, scusami, Candela andrebbe a blindare la fascia destra, qualora Zampano dovesse muoversi a sinistra, insomma un infortunio, quindi peraltro si parla di un ragazzo comunque interessante. Aramo firmerà un triennale importante da 750.000 euro all'anno netti, queste sono le cifre che mi hanno detto da Genova, e andrà a rinforzare sicuramente una contender, perché Genova già così com'è oggi è fortissima, e quindi probabilmente ha scelto lui di andare via perché voleva andare via, se non si era capito, e ha scelto probabilmente la squadra più forte della Serie B. Ecco, oltre al discorso del ragazzo al terzino destro Candela, arriverà, dopo parliamo dei negativi, dovrebbe arrivare anche Charpentier, ma con un'operazione di riscatto contro riscatto, ma è a sé stante questa operazione, non è contemplata nella prima che abbiamo detto. Sì. Ecco, quindi Charpentier è un giocatore, secondo me, che ha fatto, come tu sai meglio di me, bene la scorsa stagione a Frosinone, soprattutto nella prima parte, poi ha avuto dei problemi già nel passato di infortunio, a un 99 se non sbaglio, quindi può essere magari quella prima punta che manca a Venezia. Sì. Però avrei letto anche te, e lo scriveremo, qualcuno domani lo scriverà, che ci sono anche sirene nuove, o perlomeno rumors, meglio, di un interessamento del Venezia per Samuel Di Carmine. Sì, questo ragazzo lo scrive, ragazzo, uomo, utente, persona, insomma, non so bene chi c'è dietro la scrivere della tastiera, comunque sì, c'è anche questa cosa di Di Carmine. Allora, io ho provato a capire un attimo, però ovviamente non abbiamo riscontri. Ho pensato, so che al Perugia piace il giocatore, a Cremonese Di Carmine, con gli arrivi di tutti gli attaccanti che sono arrivati, non ultimo l'ex attaccante d'Essers del PSV Eindhoven, vabbè, la Cremonese è piena di attaccanti, Di Carmine uscirà dalla Cremonese, so che il Perugia era Feyenoord, d'Essers Feyenoord, ok. E quindi il Perugia, che è una delle squadre secondo me più in difficoltà nel mercato, davanti si va a vedere il roster, la rosa insomma un po' scarna di attaccanti, potrebbe essere interessato, sarebbe un ritorno, però so che da quello che mi dicono, da quello che abbiamo saputo, cioè, sarebbe anche il Venezia, perché probabilmente il Venezia sta anche cercando, ma questo esulerebbe dalle operazioni di Charpentier e via dicendo, perché il Venezia probabilmente sta cercando, ma stiamo facendo delle ipotesi, attenzione, sta cercando una punta di esperienza. Di Carmine è un 88 e davanti di fatto abbiamo tutti giocatori giovani, a parte forse Novakovic, ma comunque giocatori che non hanno questa grande esperienza. Charpentier è un 99, Connolly è un 2000, Pierini comunque viene dalla Lega Pro, quindi potrebbe essere avremo un parco attaccante di 6 giocatori se dovesse arrivare anche Di Carmine, che per un 4-3-3 ci può anche stare, con Jonsen anche. Jonsen, Pierini, Novakovic, Charpentier, Di Carmine e Condoli. E Condoli. Così pochi. E mi sembra... Almeno che il mister, secondo me, farà 4-3-3, perché Aramo va via, non abbiamo più trequartista. Ne abbiamo presi talmente tanti di attaccanti che mi sembra che ne abbiamo 92 se arriva anche Di Carmine. Ne abbiamo 4 al momento. Charpentier non è ancora arrivato. Di Carmine ovviamente sono loro, però io credo che 5 sono sufficienti. Non è giusto, è giusto. Però se ne fai 6 è anche meglio, anche perché la sensazione è che il mister vada su un 4-3-3, perché non è più il trequartista, Bjarkan sono dietro le punte, l'abbiamo visto in Coppa Italia, insomma non è adatto, va benissimo, esatto, ciao. Sì, ciao, ok, ci salutiamo l'utente. Ciao anche a Bjarkan solo. Quindi sì, vabbè, queste sono le news di mercato, credo che altre operazioni non centrocampo qualcosa, però Pep, se partono sia Kuisans che Vacca. Vacca, sì, qui si dovrebbe andare via. Magari qualcosa faranno anche a metà campo, non lo so. Al momento non abbiamo riscontri di nomi. No, però sì, ci sta. Entrambi.
però potenzialmente se partono, cioè sei un po' corto in effetti se partono sia Guisans che Vacca, perché hai Cernigoi, Fiordilino, Kofod, Busio. Busio e Tesman, cioè sono tutti giocatori di un certo tipo, manca un po'... Gli mancherebbe un po' il giocatore alla Cuisans, probabilmente. Sì, quel centrocampista che ti possa anche risolvere un po' le partite con magari degli inserimenti, tiro da fuori. Perché Busio, anche in questo, non convince del tutto. Ecco, Domen, sì, magari. Cernigoi, sì, ha questa caratteristica. Sì, no? Sì. Però sì, siamo un po' corti anche a metà campo. Beh. Sì. Allora, beh, l'attaccante giovane deve arrivare dell'ex, arriverà? Penso di sì, ma comunque era un'operazione sì, ma 2003. Sì, era un'operazione più per, cioè, più per le giovanili da eventualmente aggregare in corsa alla prima squadra in caso di bisogno, non mi sembrava un'operazione da prima squadra fin da subito. Detto questo, per Di Carmine è interessante la cosa, perché ci sono due opzioni: o cercano la terza punta che può fare da part-timer, passatemi il termine, cioè quel giocatore che anche se resta in panchina ormai per età non è che può fare problemi e ti serve per l'ultima mezz'ora magari di partita. Certo. Ma con 5 cambi bisogna anche considerare quel fattore lì. Oppure è una news vecchia legata a quando il Venezia non era ancora su Charpentier ed è venuta fuori solo ora. Cioè, alla fine tante voci vengono fuori post. Penso per esempio appunto al terzino sinistro che doveva che interessava dall'MLS, mi pare era quel tal João Moutinho, che era omonimo del centrocampista, che probabilmente però alla fine semplicemente c'erano lui e Zabala in ballo, alla fine hanno chiuso Zabala e quell'altro era solo in caso non si facesse Zabala. Infatti dopo che è uscita quella voce non ha più trovato riscontro, continuità, quindi sì, bisogna vedere. Sicuramente Di Carmine di esperienza ne ha pacchi ed è italiano, cioè, comunque Molinaro ha parlato ai microfoni di marzo di voler farlo, cioè di voler comunque mantenere uno zoccolo duro di italiani che è risicatino adesso, perché insomma sì. Non ne hai tanti, hai Zampano, Cecca, Modolo, Fiordi e Pierini fatica un po' a considerare lo zoccolo duro, francamente. E questi che hai nominato, basta. Loro, sì. Di Carmine andrebbe un po' a metterti un membro di un eventuale zoccolo duro anche là davanti, perché alla fine c'è esperienza per la Serie B, non c'è magari appunto il fattore italianità che comunque in caratteria di solito sposta un po' gli equilibri alla fine. Ne ha parlato anche Lupo nelle recenti interviste che ha fatto in giro per l'Italia, no? Su questa cosa. Detto questo, Charpentier è per numeri un ottimo attaccante, insomma, le medie sono spaventose, cioè se pensi che un giocatore quasi sempre infortunato fa un gol ogni due partite, questo. Quindi potenzialmente stai andando su un profilo importante che devi vedere come starà fisicamente, però. Cioè... No, guarda, al momento, ti interrompo, al momento mi hanno detto da Genova che si sta allenando, anche se chiaramente non fa parte della rosa, perché comunque neanche il numero gli hanno segnato, però il giocatore sta bene, mi hanno detto. E quindi diciamo che sarebbe anche pronto. Però è vero quello che dici, lui è stato purtroppo, ha avuto problemi, parecchi problemi negli anni, pur essendo molto giovane, ha avuto tanti infortuni. Quindi va comunque valutato, visto che comunque Venezia ha già avuto problemi di questo tipo con Samé, per esempio, un Sam che è arrivato praticamente rotto qui a Venezia. Però, ripeto, se sta bene, quelle news che ci danno da Genova sono confermate, insomma, credo che sia una buona presa. Sì, basta che resti integro almeno per due terzi di campionato. Quello perché, onestamente, direttore... Quello è il problema. Perché, onestamente, caro direttore, davanti ci sono anche buoni giocatori, ma un vero 9 non c'è. Perché Novakovic non è un vero 9, secondo me. Sarebbe Charpentier. Come? È per quello che ti dico, sarebbe obbligatorio avere un giocatore del genere. Lo stesso Connolly ha dimostrato, quel poco l'abbiamo visto, un po' chi lo conosce seguendo la Premier, che è una punta, ma atipica, molto leggero, piccolino, fatica. Io lo vedo più come punta esterna, anche se il mister ha spiegato perché non lo sta mettendo all'esterno, come punta esterna, perché comunque non è ancora in grado di coprire la fase. Sì, ma poi con i lanci lunghi che fa Joronen, ha spazi, o non è che ha fisicità per tenere palla alta come fa Novakovic, no? Esatto, questa è stata un'arma tattica interessante che non me l'aspettavo. Joronen è veramente un bel mancino, e ha sfruttato le spizzate di Novakovic, e anche Hasanbegovic, che a questo punto, pur essendo un 2004, quindi un ragazzo di 17 anni, no, Mikkelsen, scusami, Hasanbegovic è entrato, perdonami,
Mikkelsen è comunque un ragazzo da prendere, sì, è entrato all'inizio, è entrato al secondo tempo, insomma, da prendere in considerazione. Credo che sarà convocato, presumo almeno. Possibile, cioè lì bisogna sempre vedere chi c'è di abile a ruolabile, perché appunto abbiamo detto, sono tutti negativi, ma cioè con pochissimi allenamenti nelle gambe, là, chi sta in forma. Esatto, al di là della partita poi col Genoa, il discorso numero 9 va fatto per il campionato, no? Cioè un giocatore che ti garantisca continuità e gol. È chiaro che un pacchetto di punte Novakovic, Charpentier di Carmine sarebbe sicuramente interessante. Io, ecco, che mi è venuto in mente, ho letto tanti commenti sul fatto che stiamo vedendo Aramu a una diretta concorrente. Io stavolta mi sento un po' in disaccordo, nel senso che se l'anno scorso ho detto peste e corna della società dopo che ha venuto Mazzocchi alla Salernitana, perché avuto un po' di esperienza in Serie A, sapevo poi come andava a finire, e io qua fatico a considerare un po' una diretta concorrente il Genoa, nel senso che il Venezia vuole sì fare un campionato d'alto livello, senza, secondo me, credo, l'obbligo di poter salire in Serie A scritto. Il Genoa, sia per rosa che per ambizioni che per numeri, deve arrivare alle prime due, punto. Senza dubbio. Aramu. Cioè, Aramu vuole o andare in A diretta, Empoli, che però Bairami se lo sta tenendo, quindi non credo si possa neanche più tentare un inserimento, o comunque una squadra dove almeno sulla carta ti dicano ok, vieni da noi e il prossimo anno ti fai la A. Sicuramente mi dici te. La B è imprevedibile, perché comunque l'anno scorso il Parma sembrava sulla carta sta corazzata e poi è arrivata a undicesima, così è arrivata anche abbastanza lontana dai playoff. Il Genoa però, cioè, se guardiamo per rosa, per giocatori scesi anche dalla A, per numeri che sta facendo allo stadio, perché capace che fa Marassi tutto esaurito, quasi di soli abbonati, e tutto sembra più candidato a fare un Benevento bis, il Benevento intendo di Super Pippo Inzaghi, che un Parma bis. Poi tutto può essere nel calcio. Tutto può succedere, però sì. Bressi non ci capisce niente, fanno 47 risultati pareggi consecutivi e arrivano a metà classifica. Non saprei dire con certezza, però cioè, se guardiamo i giocatori scesi dall'A, se guardiamo il fatto che già solo hai preso il centravanti più forte del campionato, perché comunque Coda ha esperienza per il campionato e ha un sacco di numeri, senza contare che la Coppa Italia praticamente il turno lo fa passare quasi da solo al Genoa, cioè 2 assist e 1 gol su 3 gol. Quindi non lo so, cioè non la vedo una diretta concorrente effettiva purtroppo per quest'anno il Genoa, la vedo uno scalino sopra, noi saremo in lotta playoff, si spera, credo che spero. E intanto ringrazio chi scrive che sono il suo idolo, molto mi fa piacere. Allora, Gitkier in teoria non dovrebbe uscire, cioè lui e il suo agente sono stati molto chiari, non se ne vogliono andare. Nel momento in cui ti dicono che loro non vogliono muoversi, diventa tosta pensare che possono andare via effettivamente, a meno che non sia proprio il Monza a cacciarli di peso, ma non credo. Cioè, una sesta punta va sempre comodo, e comunque in Coppa Italia decide comunque lui la partita, per dirne una. E Mancuso era in uscita, ma con un ingaggio completamente fuori portata per quasi tutte le squadre di Serie B, infatti va in un Como che di problemi di soldi non ne ha neanche mezzo, perché cioè, potrebbe probabilmente comprarsi alla Serie B il Como per il budget che ha. E poi sì, cioè, è uscito Mancuso, fuori Mancuso, dentro Petagna, arriva anche Icardi alle brutte Gitkier si fa sei mesi Gitkier di panca, andrà via a gennaio, la vedo difficile che non provi neanche 6 mesi di Serie A, quindi la vedo molto dura, per quanto non mi piace troppo come caratteristica tecnica, l'ho detto più volte, ma per numeri e per incisività inevitabilmente non sarebbe un acquisto da buttare. Ma Lorenz, sicuramente Di Carmine non è un acquisto futuribile, ma come non lo è Zampano. Cioè qualcuno un minimo esperto, se non vuoi ripetere gli errori dello scorso anno, lo devi mettere sotto contratto. Cosa volevo dire? Aspetta, spero che recupero. Ok. E hai preso tanti giocatori esperti per la Serie B, cioè esperti della Serie B, calma, parolone, con qualche annata di B,
per iniziare a tamponare il problema dell'anno scorso, per modificare tanto rispetto all'anno scorso, oltre a Zampano, inserire un Di Carmine va bene, cioè ti mettete dentro un po' di esperienza in più. Non credo che sarebbe un problema per la società non fare un acquisto futuribile, ecco perché insomma uno come Zampano l'ha già fatto. Se ne fai un secondo, siamo secondo me tutti un po' più tranquilli, viste le difficoltà anche messe in mostra l'anno scorso, quando non hai voluto prendere neanche uno. E li hai presi a gennaio, quando sono venuti a Venezia solo per svernare tipo Nani. Ma non credo, la vedo meno probabile di quanto si creda, perché Casirega è ancora sul Tirol, no? Sì. Si è spostato adesso, mi sta venendo. No, si è spostato, ancora lì. La vedo dura, cioè non sappiamo, non si sa neanche chi è il tecnico del sul Tirol. Per ora è Leandro Greco il secondo, poi sicuramente ne hanno fatto secondo. Arriva Bisoli. Sì, arriverà, se arriva Bisoli magari Casiraghi saluta. No, ma cioè, la vedo molto complicata. Con 100 mediani Bisoli, Casiraghi va via. La vedo molto dura che parta un elemento così importante in questo momento così confuso anche, francamente. Beh, se non ha alibi, se non arriva tra i primi tre è un fallimento, ma ti dico, se non arriva tra i primi due proprio, secondo me è un fallimento. No, peraltro il Genoa, visto che parliamo di mercato, sta provando a prendere anche Puskas, che io, diciamo, suggerito al Venezia, perché secondo me è un giocatore che in Serie B può fare la differenza. Quindi se dovesse anche prendere Puskas come vice coda, insomma, buono, è normale. Ha chiacchierato Puskas, perché adesso lo danno anche in ottica Como. Sì, sì, anche il Como. Però sei il Como davanti a Cerri, a Mancuso, mentre il Genoa di fatto come prima punta solo Coda. Sì, ok, poi c'è Kuban, Yaboa, Boama, sono tutte punte, diciamo, più Guzmo, sono tutte punte esterne. Cioè il Genoa sulla carta è veramente la squadra più forte. Poi è chiaro, come dicevate prima, la carta è una cosa, il campo è un'altra. Sì, 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 sì. Ma guarda, Pafundi non dovrebbe muoversi. Dovrebbe restare ad Udine, tra l'altro con l'Udinese che non sta dando giocatori cioè non sta dando giocatori in prestito, se ci punta un minimo ultimamente. Quindi no, ti direi in linea di massima no, si fa ad Udine quest'annata. Busca, se abbiamo detto ora no, questo non è Davide Martini, è un'altra persona ancora, Stefano. Questo è Giuseppe, ciao Pep, presentati, tipo alcolisti anonimi, ciao, sono Pep. Diciamo, non svegliamo all'età. No, meglio di no, vediamo un po'. Allora non credo sarebbe sostituito Vacca in modo diretto, perché già Kofoda, Andersen e Fiordilino, credo se con la partenza di Vacca e Kuisans arriverebbe magari una mezzala magari anche non vecchissima, ma un po' giovane come incursore, ecco. Sì, stavamo parlando nei primi 20 minuti di Charpentier, Candele, Aramo. Difficile dare un giudizio tecnico, perché comunque Aramo voleva andarsene, quindi alla fine stai cercando di fare quello che ti eri preposto. Stai completando il mercato con due profili interessanti. Candela vice Zampano e Charpentier punta. Se non dovesse avere problemi fisici, che è la più grande incognita, sicuramente una buona presa. L'incognita è data dal fisico. Chiaro, potevi fare un insame 2 e prendere Favilli, cioè tra Favilli e Charpentier, meglio Charpentier, francamente. Forse gli ha dato Ternana, quindi è andato anche lui. Come? Favilli è andato alla Ternana, quindi. Sì, sì, adesso sta andando alla Ternana, sì, sì. No, è già ufficializzato oggi. Sì, tenevo comunque prima, cioè quando hai parlato col Genoa di Charpentier, perché è una roba che è partita a inizio agosto. Da tempo, sì, sì. Sì, e quando ne parlate inizio agosto, se volevi fare insieme 2 andavi su Favilli. Charpentier, dai, è già forse toccando tutto quello toccabile, un po' più integro. Sì. Speriamo. Beh, sicuramente il Genoa è quella cosa in più. Io vedo un Cagliari, sì, forte, ma che presenta qualche incognita comunque, perché secondo me gli manca qualcosa. Ok, la Padula, ma lì in mezzo forse qualche porta borracce manca. Facciamo prima a dire quali sono le squadre poco forti quest'anno. Ce ne sono 3 o 4, non di più. C'è anche la Ternana, sì, ok, colpo Favilli. Ma infatti 3 o 4, io vedo un Perugia in difficoltà, poi magari sai, il mercato è aperto. Cosenza in difficoltà, Ternana non mi convince del tutto. Poi chi è che c'è? Non è che ce ne sono tante altre. Pisa sta sistemando un attimo adesso.
Beh, il Cittadella anche. Ma Cittadella, per esempio, ha passato il turno col secondo me, poi Cittadella il suo lo fa sempre, ha passato il turno con Lecce, non vuol dire nulla, per carità. Sì, però alla fine Cittadella Lecce è una squadra che rimane lì, non credo che vada a Lecce, che forse è più scarso dell'anno scorso, però. Lecce, senza forse, è più scarso l'anno scorso. Ha perso coda e ha messo Colombo davanti, che è un buon giocatore, ma è un 2002. Appunto. E Como comunque è una buona squadra, ma deve sistemare un po' di cose, non è che sia proprio... Bello anche il Modena che fa fuori il Sassuolo, ma c'è cioè, io e Falcinelli nell'ultimo biennio malino, cioè vediamo. Però è una squadra che l'ho vista anche col Sassuolo, penso anche l'anno scorso qualcosa avevo visto, non è una buona squadra, è andata anche bene da Tesser. Ma infatti l'obiettivo di Aramo è quello, andare in Serie A col Genoa, che sulla carta ci va quasi a mani basse, poi vediamo se si rispetta la carta. In assenza di offerte dalla A, ha preso il treno più diretto per la massima categoria in B, cioè come ragionamento della partita. Ma ci sta, anche perché ha 27 anni, ha firmato un triennale, va comunque una piazza, è una squadra importante, e quindi è una scelta che ci sta, secondo me. Charpentier arriva in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, poi capiremo di più con base alle cifre, che sono quelle che poi discriminano tutto, perché se il conto di riscatto è a 1 milione è un conto, se il conto di riscatto è a 5 vediamo un altro conto, è un altro conto, è capace che riesci a tenertelo abbastanza facilmente. Santiago, in realtà secondo me Stoglievo ci sta tenendo buoni entrambi i piani, cioè secondo me non ne sta preferendo uno all'altro personalmente, per come la vedo. Poi in base alle caratteristiche di effettivamente di chi poi sarà ufficializzato sul mercato, perché ricordiamo già il Champetieri, stiamo parlando come se fosse già del Venezia, ma ancora ufficializzato, certo. In base a chi arriva, chi resta, chi parte, sceglie in base anche all'avversario cosa utilizzare, ma secondo me si sta tenendo buoni entrambi i moduli, perché tutti i giocatori là davanti hanno una certa utilità. Novakovic può giocare sia centro avanti che nella coppia, Pierini può giocare sia esterno che dietro le due punte. Sì, però un trequartista secondo me, ma alla Casiraghi o all'Aramo non lo vedo in questa squadra. Pierini lo può fare, ma non ha quelle caratteristiche, secondo me. Cioè, lo ha fatto qualche volta. Secondo me la sensazione è che si vada comunque con un 4-3 definitivamente. Poi magari mi sbaglierò. A meno che appunto non venga un giocatore come Casiraghi, che è proprio un trequartista. Il mister l'anno scorso con su Tirol, vedendo un po' le partite, leggendo, ha quasi sempre fatto 4-3-3. Scusami, 4-3-1-2 e qualche volta 4-3-3. Questo non vuol dire nulla, per carità. Perché poi abbiamo visto che comunque è uno che anche cambia, non è fisso nel modulo. Però ribadisco, un giocatore all'Aromo, se Aromo andrà via sicuramente, non c'è più. E quindi dietro, onestamente, dietro due punte non riesco a capire che potrebbe giocare in questo momento. Questa è una mia idea, magari mi sbaglio, e giocherà col trequartista tutta la stagione. Vai per, fai l'11 titolare base di questa stagione. In Venezia? Joronen è inamovibile, a destra c'è secondo me Zampano, Aps abbiamo letto, sappiamo che è rientrato, dovrebbe essere degli 11, quindi mettiamo Aps a sinistra. Secondo me Cecca, che è una roccia, ci sarà, e presumo anche Svoboda. È da capire Andersen come sta, se sta bene, ha recuperato l'infortunio, dovrebbe essere il playmaker titolare. Tessman sicuramente degli 11, mezzala sinistra, e a destra c'è un buco, potrebbe giocare Bugio, ma non so dirti come sta, lo stesso Fiordilino, o però si va ancora su Pecile, che è comunque un giocatore di garra, che comunque non è un fenomeno, ma secondo me ha fatto male. Mi è dispiaciuto. Il mio dubbio è sulla mezzala destra. Davanti, allora, Novakovic, vabbè, metti lo Charpentier, dai, cioè se salta è clamoroso, se non c'è Charpentier Novakovic, dai. Novakovic davanti, Novakovic, Connolly, Pierini, questo è il tridente. Non so Jonsen come stia, mettiamo Jonsen, se no è Novakovic prima punta, Jonsen largo a sinistra, visto che è comunque una squadra fisica il Genoa, dietro a Dragusin e Bani. Magari è meglio, insomma, mettere un giocatore come Novakovic che fa sportellate, con Jonsen a sinistra e Pierini che parte da destra, e con Connolly in panchina, visto che ha avuto un infortunio.
se no giocherà mica solo dal primo minuto. Sì, ok, Reca è andato in gol contro la Ternana e dopo che è andato in gol contro la Ternana gli hanno preso già il suo sostituto. È stata la stessa roba. Vabbè, credo abbia fatto allora ragazzi, credo che Okereke abbia fatto un'intervista molto lampante su quello che è stata la stagione scorsa. Nel momento in cui ti presenti alla Gazzetta, cos'era la Gazzetta dello Sport? Cos'era? Non mi ricordo che giornale. Mi sembra di sì, ma non mi ricordo, sì. A dire, l'anno scorso ho scoperto che tenere la l'aspetto mentale, la concentrazione alta per tutta la stagione è più importante dell'aspetto tecnico. E se fosse stato un investitore gli avrei detto, buongiorno David, benvenuto nel calcio. Cioè, meno male che te ne sei accorto ora, perché abbiamo leggermente notato la stagione passata che tendevi ad avere qualche vuoto, passaggio vuoto, anche bello lungo. Ma è un buono servizio. La Cremo si è subito premunita anche di un'altra centravanti, ha pagato un bel po'. Ah sì, ma lui è un po' così, eh. Peccato che comunque è un giocatore che ha qualità, se no non sarebbe probabilmente... Comunque non è che non ha fatto una mazza a Venezia. No, ci sono delle partite dove ha giocato bene, dove ha fatto gol, sì. Dai, dici il tuo suo addio di Cardinaletti, Peppe. Di Cardinaletti, come giustamente hai detto te, siamo rimasti non sorpresi perché ce l'aspettavamo, no, Davide? Nel senso che era un po' che... Il vicepresidente era, diciamo, non si faceva vedere, non si vedeva, e quindi ce l'aspettavamo. Chiaramente il comunicato è stato molto scarno, quello un po' dispiace, perché credo che Cardinaletti abbia avuto un ruolo straordinario, fondamentale per la messa a punto del nuovo Penza, no? Ha fatto un lavoro straordinario, poi era comunque un uomo a 360 gradi, come ho scritto, e secondo me è una perdita importante. E con la sua uscita un po' si chiude il cerchio di tutta una serie di persone che hanno fatto comunque bene a Venezia e dispiace, però ripeto, probabilmente non c'erano più rapporti con la dirigenza, col presidente, quindi ha preso un'altra strada. Sì, non so, io ci vedo anche un secondo problema. Spara. Ovvero, lui era deputato sostanzialmente allo sviluppo infrastrutturale del club anche. Sì. Allora, il Taliercio come cantiere ormai è partito. Sì. Il Penzo è rifatto per lo stadio nuovo, abbiamo capito che prima del 2025 manco se ne parla, tra poco. Tu dici che i lavori erano terminati. Nel momento in cui c'è in Serie B, secondo me, viene anche un po' a decadere l'utilità di un ruolo del genere, purtroppo. Cioè, che in Serie B che investimenti infrastrutturali fai? Non c'è neanche il budget per farli. Sì. È chiaro, hai dato il ruolo di vicepresidente, di consigliere, e lì è un altro discorso. Però forse anche semplicemente i suoi compiti erano forse anche addirittura esauriti. Per quello dico, non lo so, bisognerebbe dire lui. Sì, esatto, può essere una chiave di lettura, secondo me non è così, però non ho giustamente la prova, come dici te giustamente, speriamo che ci rilasci un'intervista, l'abbiamo sentito e tu sai che l'abbiamo sentito e preferisce non parlare in questo momento, magari più avanti parlerà e chiaramente ci ha detto che ha Venezia nel cuore, insomma, giustamente, insomma, è stato importante, come dicevo prima, quindi secondo me è una perdita importante e... Però la tua chiave di lettura potrebbe essere giusta. Magari quando ci lascerà un virgolettato, un'intervista, capiremo un po' meglio la situazione. Sì, no, devo perché le sto leggendo i vari commenti. Aramu l'abbiamo sviscerato in lungo, largo, tutti i modi. Anche le cifre abbiamo detto. Peraltro arriverà un conguaglio al Venezia sull'operazione Aramu. Che anche qua però le fonti sono non leggermente discordanti, ma completamente discordanti, perché in tutta la giornata di ieri siamo riusciti a passare da 1,8, 2,5, 2,8. Diciamo che va dai 2 a 2,5, vabbè, comunque qualcosa arriva. Sì, e da lì capiamo in base a quanto è il riscatto anche di Charpentier, capiamo come è stata impostata la discussione, perché è bello che le due operazioni siano separate. Sì. Ma alla fine sono separate per motivi pratici, probabilmente, sì. Più che tecnici. Quindi capiremo l'effettiva valutazione di Aramu nel momento in cui ci saranno le cifre
per Charpentier. Intanto saluto chi deve andare e lo ringrazio per essere passato. E no, beh, mi aspetto che si entri in tribuna questo weekend, francamente. Come successo? Sarebbe clamoroso fosse convocato, no? Sì, infatti. Non avrebbe senso perché con l'Ascoli non è stato convocato. E non c'era nessuno della prima squadra, cioè, esatto. Quindi lì avrebbe paradossalmente già avuto più senso, perché dici sono in emergenza, tu saresti out per il mercato, però perdonami, mezz'ora diciamo, devo fartela esatto. Fare. Diciamo che, direttore, c'è un po' illuso perché col Cesena ha giocato Mattia, è entrato nel secondo tempo, ha giocato molto. Infatti io ho fatto una domanda poi, no, anche ha giocato, è entrato anche bene, perché comunque di fatto ha illuminato il gioco, quella 40-35 minuti che ha giocato, e quindi un po' aveva illuso, invece probabilmente c'era già in piedi questa trattativa, che poi, ripeto, andrà a buon fine appena finito martedì. La prima giornata del campionato, sì, dopo Ferragosto. Sostanzialmente martedì. Detto questo, sì, probabilmente col Cesena, secondo me, lo sviluppo delle cose è abbastanza credibile, nel senso, contro il Cesena, poco prima comunque del match col Cesena, di offerte non ce n'erano, tant'è che comunque il ragazzo si è fatto tutto il ritiro di Auronzo. E quindi non è neanche impossibile che si stessero appunto... Ma come è arrivato dopo, dici? Dopo mercoledì l'amichevole? L'offerta? Può essere. Sì, concretamente, probabilmente sì, nel concreto. Okay. Prima era un'ipotesi, probabilmente... Sì, e può essere. Negli incontri con l'entourage del ragazzo per capire cosa fare, se rinnovare sto contratto a questo punto rimanere o se partire, forse il procuratore gli ha iniziato a illustrare la possibilità Genoa, tant'è che poco dopo si incontrano col Genoa per parlare di Aramu. Sì, può essere così. Sì, lui aveva avuto credo dei contatti ma un po' blandi col Brescia, so che il Cagliari era interessato a ragazzo, anche la Samp, ma poi ha fatto Samp in grande difficoltà, meglio andare al Genoa in B che Samp in A in questo momento. Poi sì, a proposito proprio di quella trattativa si è parlato anche di Yeboa, che è un giocatore offensivo. Io ho letto il Venezia non è stato interessato a Yeboa. A me sembra francamente un po' complesso che sia stato il Venezia a dirgli no, ma per un semplice motivo. Parliamo di un ragazzo che il Genoa ha pagato 6 milioni e mezzo. Esatto. Quello che so anch'io è questo, che il Genoa ha grande fiducia nel giocatore, ha fatto un investimento importante. Ha fatto un investimento, come hai detto giustamente, numeri molto importanti. E allora ci sta che tu non sia interessato. O te l'hanno proposto in prestito secco e ci sta che tu non sia interessato. Sì. Cioè, no, mi sembra più che il Genoa che deve proteggere l'investimento fatto. No, ma Genoa, quello che sappiamo noi è Genoa che ha protetto l'investimento. In più, scusa, ti interrompo. Bravo Lorenz, quando mi scordo io, chiedetelo voi mod, i like per i conti nostri. Vai, sì, Pep, chiudo su Yeboa. No, fa parte sicuramente del progetto tecnico di Blessing, che è davanti comunque a coda, ma deve avere Ekuban, deve avere Gudmundsson, deve avere anche Yeboa. E probabilmente Puska, insomma, può alternare un bel quartetto di attaccanti. Assolutamente sì. Allora, Cardinaletti fatto, ma finché non parliamo con lui, temo che... No, meglio sì, esatto, andiamo a rischiare di dire cose non esatto. Potremmo restare solo nel mero campo delle ipotesi. Varamud ha detto tutto, cui Zanz e Vacca non ci sono grosse novità. Ecco, io mi aspetto che anche Vacca non sarà convocato direttore. Beh, certo. Sensazione, no, sai, no, beh, ma beh, è il dirlo è meglio perché magari qualcuno si aspetta che sia convocato. No, beh, ma è l'unico che il Venezia non ha mai visto in estate, sì, appunto. Sì, cioè, ma era comunque andato in tribuna con Mattia Aramo l'altro giorno quando c'era la partita con l'Ascoli. Non ha mai fatto il ritiro di Rogla, non ha fatto il ritiro di Auronzo, mai convocato in amichevole. Cioè, non vedo perché debba essere convocato a sto giro. Lo davo per scontato, mettiamola così. No, meglio scrivere dirlo perché sa mai. No, più che altro spero di vedere Kofod finalmente. Beh, insomma, si è allenato, è tornato in gruppo, da tre giorni si sta allenando. Quindi non ha avuto il Covid, da quello che ho capito, anzi sicuramente non l'ha avuto. No, c'era. Abbiamo visto che davanti alla difesa Busio con l'Asco ha avuto grande difficoltà. E quindi penso che possa essere, sta bene ragazzo, essere la soluzione giusta, se no vai sull'usato sicuro, ma anche lì bisogna capire come sta su Fiordilino.
Tenendo presente che Genoa gioca con due mediani, Badli e Frandrup, come si chiama, il danese, e tre trequartisti che svariano. Sì, potrebbero fare in realtà la qualunque. Ultimamente Badli e Frandrup, però ricordiamoci che è infortunato, c'è anche Sturaro. Hanno preso Sturaro, però, guarda, la formazione del Genoa, se vuoi dopo la fine puntata te la posso già dare. Sì, proviamo. Secondo me è più o meno la stessa scelta, che è imbarazzante. Fanno paura loro, è una grande squadra, ma già dietro, insomma, ecco, forse il punto debole può essere un po' il portiere. Sai che c'è stata questa concorrenza fra Semper e Martinez, la spuntata Martinez, e comunque parliamo di un portiere che arriva dall'Ipsia, cioè sì lo so, arriva dall'Ipsia, vabbè, di Gulaxi, secondo me, cioè, sì. hai un mix di italiani, stranieri, gente che ha fatto la B, gente che ha fatto la A. Cioè, veramente poi, vedo Blessi che potrebbe far impazzire tutto, perché se no, peraltro rientra da Pajaz a sinistra, perché aveva giocato Sabelli in Coppa Italia. Sabelli ovviamente un terzino destro adattato a sinistra, perché Ziborra uscirà e andrà probabilmente non so dove, credo al Frosinone, il terzino sinistro tedesco, quindi rientra anche Pajaz. Per il resto gli 11 dovrebbero gli stessi visti con in Coppa contro il Benevento. Quindi con Portanova, però. Con Portanova che parte un po' da destra, poi sì, esatto. Gudmundsson, Portanova e chi era l'altro? Ekuban, che fanno i trequartisti, cioè le punte dietro a coda, insomma. È un 4-2-4, 4-2-3-1, chiamalo come vuoi. Hanno quattro offensivi, due mediani, poi Badli è quello che rimane più basso dei mediani, perché il danese va un po' più avanti. Sei preparato? Sai di chi ti sei dimenticato lato punte del Genoa? Yalcin. Ah sì? È arrivato dal Besiktas. Lo conosco poco, onestamente, direttore. Ma manco io, cioè, sto guardando giusto la rosa adesso, per quello mi sono ricordato. Me l'ho scordato anch'io, sono sincero. Classe? Che anno è? 99. Giovane. È giovane. 99. Conosco veramente poco. Santiago, spiegami un attimo questa affermazione, che ammetto non l'ho capito. Potrebbe essere mio figlio quasi, Davide. No, quello no. Quello manco. Connolly, la cosa l'hanno preso a fare? Beh, la classica scommessa è alla Johnson. È un giocatore che, se in brocca per qualità che ha, può diventare un fattore determinante in Serie B. No, posso dire una cosa? Connolly non è un cattivo giocatore, perché io me lo ricordo Brighton, soprattutto il primo anno. È chiaro che se prendi Novakovic, se prendi Charpentier, metti che ti arriva pure Di Carmine, vuol dire che non fare il centroavanti, voglio sperare. Però, esatto, però la Serie B l'abbiamo vista in questi anni, non si sa più, l'ho perso. Aspetta, ecco, un attimo. La Serie B l'abbiamo visto in questi anni. Se non hai un bomber lo dico sempre, alla Forte, alla Mancuso, alla Coda, fai fatica. E il Venezia in questo momento non ha un numero 9 di quel genere, che abbia esperienza e capacità di realizzativa, non le ha, perché Novakovic, Connolly sono giocatori buoni, giocatori, ma che secondo me non sono finalizzatori. Difficile qua da dire. Intanto voglio vedere i dettami di Javorcic ancora meglio. Domani capiamo, addirittura le 2:30. Esatto. Puoi sperare di far punti, ovviamente. Cioè, sei in casa, anche lì. A proposito, non dovevano arrivarmi i dati abbonamenti? Guardo sul telefono, non è arrivato ancora. Ma sono un attimo... Ok. Non diciamo altro, abbiamo capito. No, non è arrivato nulla ancora, niente. Se vuoi un news sulla Reier, ma quello no, la famiglia è tornata al Bayer Leverkusen. Chi? Amiri? Ah, buon giocatore, però non si è trovato. Sì, boh, ma una volta che è arrivata Ullman, temo che cercheranno un acquirente fino in fondo, fino a fine agosto, sperando di riuscire a piazzare da qualche parte. Temo, perché... La sensazione è che Ullman lo vedo bene in Zweite Bundesliga o in prima divisione austriaca. Quello suo... dici che non trova spazio in una squadra austriaca di prima categoria? Ma in Serie A in Austria ci sta, in seconda divisione tedesca, che in prima un po'. È già più complicato. No, più che altro non abbiamo notizie dell'altro ragazzo, quello spagnolo che giocava a Cipro, Zabala, come si chiama? Sarà stato tra i, non so, ipotizzo io, sì, tra i positivi. Sì, sicuramente.
Eh sì, presumo. Al 90% giocherà Apps a sinistra, perché beh, non hai alternative. Se sono. Eh beh, almeno... perché insomma, Apps è un giocatore di livello, quindi ti dà garanzie. No, stavo pensando che sì, ok, che puoi spostare Zampano, ma poi hai il buco a destra. Mi fermi. Sì. Ma guarda, io ho visto male tutto il Verona, non solo Henry. Cioè, credo che sia una sconfitta, se non dico storica, poco ci manca per il buon Hellas di Cioffi. Quindi quando prendi 5 pere non ha fatto male solo il centravanti. Cioè, vediamo queste prime tre giornate e se Cioffi non ingrana, speriamo che il Verona ingrani, perché la plusvalenza di Henry dipende da cosa farà sto anno a Verona. È vero. E Giovanni non lo sappiamo, stiamo tenendo il dato ufficiale che doveva arrivarci un'ora e mezza fa, ma non è ancora arrivato, se no ve l'avremmo detto. Boh, dai, a sto punto ipotizza un 11, dai. Ma è un po' l'ho detto prima, lo ripeto, secondo me si va con Iorone in porta, fa il 4-3-3 sicuramente, Iorone in porta, a destra prima, gioca... Prima è stato quello ideale, Peppa, adesso ipotizzalo sulla base anche di... problemi pandemia, infortuni. Direttore, non ho riscontri, non so chi possa giocare, chi non possa giocare. Prova poi ipotizzare col pendolino, cioè che faceva il pendolino addirittura. Non ho ancora quel feeling che avevo con Mister Zanetti che facevamo la formazione insieme. No, secondo me gioca. Io credo che alla fine, soprattutto alcuni giocatori, anche se sono allenati pochi, giocheranno. Mi riferisco soprattutto a Cecca. E a Svoboda, perché davanti hai coda e non è che puoi tanto, cioè non è che puoi andare con i ragazzini. Per me gioca Iorone, che peraltro mi piace tantissimo, veramente un portiere che probabilmente se avessimo avuto l'anno scorso qualcosa di diverso sarebbe successo, vabbè ormai è andata così. Iorone in porta, Zampano a destra, Aps a sinistra, centrale Svoboda e Cecca, spero Andersen in regia, Tesman mezzala sinistra, mezzala destra, credo potrebbe esserci un ballottaggio Busio Fiordilino. Attenzione però a Pecile, che secondo me insomma può essere della partita. Davanti il tridente è Pirini che parte da destra, Novakovic prima punta e secondo me a sinistra parte Dennis Jones. Segna, vediamo se l'ho azzeccata. Ma Franco, in realtà la società sa già tutto. Non ti preoccupare. Ma scherzavamo. Lui è protetto dai piani alti, da qualche santo nei piani alti. Non... per ora non succede niente, per ora. Poi vediamo in futuro. No, in realtà, a parte gli scherzi, c'era una bella sinergia un po' con tutti noi giornalisti, con il mister Zanetti, no? Tu lo sai perché le conferenze duravano mezz'ora. Era un piacere sentire parlare di calcio. Duravano quei tre quarti d'ora, esatto. No, sì, devo dire che anche con gli Avri ci stava molto bene. La un po' calcio, cioè... calcolando quanto durava la conferenza, secondo me potevano portarvelo a metà, un caffettino, magari con tanto di... cioè, perché anche poi è un ottimo modo, perché così, se offri il caffè, poi magari puoi trovare lo sponsor e ti metti uno sponsor in più e ti fai portare il caffè anche in sala stampa, no? Visto che è esatto. Marketing. Grande, che sei direttore, sei numero uno. Non so, cazzare Romero. Allora, faccio tanti auguri al povero Romero che torna a giocare con il Boca Junior. Vediamo, perché torna in un Boca disastrato. Sì. Lo ricorderò con affetto per le prime tre partite. Poi dopo... sparito. Ma ragazzi, non credo che si sia dimenticato Cernigoi. Credo l'abbia messo fuori. Allora, Cernigoi, ti spiego. Per la struttura fisica che ha, con solo un allenamento sulle gambe... Non so, allora, questa è la spiegazione? No, ti spiego. Cernigoi sta lavorando a parte. Sì. Tu lo sai, credo, no? Magari Luca non lo sa. Cernigoi sta lavorando a parte e non credo che abbia la condizione di partire dal 90esimo. È chiaro che se stesse bene, Domen non si muove come interno di destra. È titolare fisso. È un giocatore che ti fa la differenza in Serie B e faceva bene anche in Serie A. Quindi, al momento, dalle news che abbiamo, ad oggi, il giocatore ha lavorato a parte, quindi... non dovrebbe partire dal 90esimo, magari domani il mister Iavo ci dà delle indicazioni diverse, è chiaro che voi a questo punto sarebbe titolare, sicuramente. Sì, 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 sì. Ma Johnson, io mi aspetto tanto da Johnson, come ho detto più altre volte in diretta, per lui è l'annata del o la va o la spacca, cioè sto anno deve spostare definitivamente gli equilibri. Se no, a quel punto, allora sì, iniziamo a parlare di, non dico mezzo flop, ma quasi.
Il Johnsen ideale è quello che abbiamo visto col Bologna, quel gol lì straordinario. Sì, ma cioè, anche nel girone di ritorno dell'annata della promozione, cioè, cacchio, ha fatto tanto. Lui ha fatto tanto quell'anno lì, quella seconda parte, poi era preso bene in Serie A, e secondo me, lo dico sempre, quell'infortunio brutto che ha avuto per quel fallaccio di Benassi col Toro, lo ha penalizzato tanto, secondo me. Intanto ci fanno gli auguri anche da Torino, grazie Elia. Apprezziamo. Sta leggendo tanto, leggerissima ironia nei confronti del povero Sergio Romero. No, sì, non parte lui di titolare Sernigo, ripeto, secondo me. No, credo, forse credeva che fosse l'11 ideale tuo. Ah no, l'ideale è mio, se vuoi lo possiamo fare io e te dopo, no? Io parlo quello di domenica. No, perché se domenica sì, Domen non sta benissimo ancora. Cioè, sull'11 ideale Domen sempre in campo. Sì, è arrivata la domanda che mi aspetti. Guarda, io ti giuro, me l'aspettavo molto di più questa domanda. Mi sorprende che sia arrivato solo in fondo. Al 90esimo poi, anzi al 120esimo. 120esimo. Allora, perché poi mi spieghi perché hanno tolto quel rigore? Che ne so io. Ottima analisi. Allora, ormai mi rifiuto di commentare gli episodi arbitrali, mi sono rotto il coglione. Io però ero 1-1, rigore per l'Empoli, e stiamo commentando il contrario, invece capisci che... No, ho visto la partita allucinante, ti devo dire. Però il primo pensiero che mi è venuto in mente è che veramente il mister Zanetti nei finali di gara è sfortunato, perché cazzo ho perso. E lì, ripeto, lì continua a sembrarmi più sfiga che altro. Sì, sì. Perché io continuo a dire che questo è un discorso molto più in generale, quel protocollo VAR va preso e rivisto da cima a fondo, perché partiamo già subito vedendo delle robe atroci. Detto questo, abbiamo anche già detto che è andato a prendersi un compito tremendamente difficile, perché l'Empoli, non dico che stia rifondando, ma andiamo verso, visto che ha perso degli elementi abbastanza importanti. Sì. Se dobbiamo pensare alla Coppa Italia, ho visto anche chi sta peggio. Sì, cioè, va detto, io ho visto la partita, conta poco, però la spalla globalmente è un'ottima squadra, Lupo ha fatto un ottimo lavoro, secondo me. Sì. La squadra di qualità, la spalla. Un altro ragazzo che qua ha lasciato ottimi ricordi, il povero Mattia, lo ricordiamo con affetto per i primi 2 mesi che ha fatto bene, e poi pensava di essere al Milan, purtroppo, altro ragazzo che è andato a scuola di mentalizzazione insieme ad Okereke. Sempre una speranza, se è possibile. Allora, chiariamo ancora una volta, Charpentier arriva, non in prestito secco, come abbiamo anche riportato noi ieri, prestito con diritto di riscatto e contro riscatto da parte del Genoa, a cifre ancora da stabilire. Quindi capiremo la bontà dell'operazione quando ci saranno queste due cifre per Charpentier, perché se lo riscattiamo a 2,5 e il conto di riscatto è a 5, secondo me è una buona operazione. Se lo dobbiamo riscattare a 4 e il conto di riscatto a 4,5, allora via libera alle critiche. ma di Charpentier, sì, a parte il fatto che, come dicevamo prima, ha giocato già, conosce già mezza squadra, perché ha giocato con Novakovic, ha giocato con Zampano, Molinaro è stato a Frosinone, quindi conosce l'ambiente come lui, cioè trova veramente dei fratelli più o meno in squadra, e questo può sicuramente avvantaggiarlo nell'inserimento in gruppo. Detto questo, i numeri sono dell'attaccante molto importante. L'unico dubbio che abbiamo tutti sono i suoi continui problemi fisici. Sì. Tutto lì. Allora, Pep, discorso 11 ideale, che poi avevamo già introdotto all'inizio live, in realtà. Sì, il discorso 11 ideale sicuramente parte da... poi in porta abbiamo un portiere, secondo me, fortissimo. Io non mi piace tanto. Zampano e Apsi, due terzini. No, Zampano, secondo me, è un giocatore importante. Mi è piaciuto molto con Cesena. L'ho visto in difficoltà in Coppa, però comunque un giocatore di rendimento. Insomma, ha sempre fatto bene in Serie B, anche alta B. E poi tu lo conosci perché l'hai visto anche a Udine, era anche se era più giovane. Zampano a destra, sicuramente. Apsi a sinistra. E devo dirti che Cech, secondo me, è un giocatore che meriterebbe la Serie A, quindi secondo me è inamovibile. Zampano
Ragusa le diagonali le faceva un po' meglio rispetto a quanto ha fatto vedere in Coppa Italia, ma facciamo finta che sia stata una partita storta quella con l'Ascoli. Sì, l'Ascoli è stata una giornata storta, soprattutto quando è entrato Falzerano a sinistra e Ciciletti poi a destra, vabbè, con due attaccanti esterni larghi ha fatto un po' di fatica. Ciccaroni è giocatore di livello, secondo me è ovviamente intoccabile. Ecco, come centrale Svoboda parte avvantaggiato perché conosce la B, perché conosce il Venezia, però Wisniewski, devo dirti che vedendolo dal campo mi ha impressionato, vabbè, della fisicità l'abbiamo visto, è veramente devastante, enorme, però ho visto che è molto deciso, ha un buon calcio, anche come rinvio, quindi credo che se la gioca alla pari con Svoboda alla lunga. E peraltro è ovviamente un centrale fatto e finito, però anche a destra in emergenza con il Cesena in amichevole aveva fatto bene. Comunque partirei con Svoboda, ma attenzione a Wisniewski. Chiaro che poi se sta bene Marco Modulo, insomma Marco in Serie B fa la differenza, è un leader. E credo che il Venezia da sempre ha bisogno di leader. A centrocampo Srnjegović senza dubbio sarà la mezzala destra, la mia mezzala destra. Come playmaker, io non conosco, cioè l'ho visto giocare, ma non tanto Andersen, quindi devo vederlo. Però presumo lui, Fiordilino è una garanzia, potrebbero alternarsi, quelli li vedo i due playmaker. E dopo io mi aspetto molto da Busio, perché comunque ha fatto un buon inizio di campionato l'anno scorso, poi si è perso, ha avuto problemi. Playmaker, tu l'hai visto, no? Ne abbiamo anche parlato in chat io e te. Busio playmaker non funziona, lo vedo mezzala, potrebbe essere la mezzala sinistra. Devo dirti che Tesman non mi è dispiaciuto, però abbiamo visto una partita, quindi potrebbe giocarsi il posto insieme a Busio come mezzala. E davanti, se prendiamo Charpentier, sarà lui il centravanti titolare, ipotizzo lui. E Jonsen, secondo me, deve essere lui il titolare a sinistra, e a destra magari darei fiducia a Pierini, con Connolly come riserva insieme a Novakovic. Connolly ti può essere l'attaccante più agile, più tecnico, Novakovic è più fisico, insomma, per le spizzate l'abbiamo visto, può essere un'arma importante. Questo è il mio 11. Poi chiaramente potrebbe arrivare, come dici te, giustamente direttore, un centrocampista in più, che sarebbe, secondo me, utile. Sì. Beh, abbiamo 3 minuti ancora. Vuoi farti una domanda e darti una risposta, Peppe? Per lui, perché vogliamo dire chi sono le favorite da Serie B, ma è presto. Beh, tanto stasera ci vediamo un attimo in Parma-Bari, perché Parma-Bari, ho detto sì, Parma, che voglio verificarlo, perché sicuramente è una squadra che ha qualità, ha vinto in Coppa, però così, vedendo l'organico, qualche dubbio mi rimane. Però dovrebbe essere una delle favorite. Io credo che, non so se sei d'accordo, credo che la Genoa sicuramente sulla carta è la squadra che abbia più qualità. E poi ha un pubblico, insomma, a grande voglia di rientrare subito. Ho letto, sto vedendo che il Cagliari non convince, però secondo me il Cagliari è una buona squadra. Forse la guida tecnica. Oltre a quella, qualche ruolo non proprio coperto benissimo lo vedo, ecco, mettiamola. Però così, obiettivamente, adesso lo diciamo, l'abbiamo detto 1000 volte, obiettivamente è veramente una 2, perché veramente sì, sono tutte squadre attrezzate per provare ad andare in Serie A, al di là del Genoa forse la più forte. E quindi il rischio è che anche alcune di queste squadre che magari vogliono puntare ai playoff non ci arrivino, penso sarà normale. C'è il rischio che si vengano invece trovate mischiate nella zona più bassa. Sì. Al momento vedo solo 3-4 squadre non fortissime, che non mi convincono: Perugia, Ternana, Cosenza, adesso mi sfugge, ho visto un'altra, è su Tirol. Non sei d'accordo con Perugia? Abbiamo anche il Palermo. Però sai, il Palermo in casa, c'è 20.000 persone che ti spingono, no, comunque insomma. Hai cambiato il tecnico in corsa. È Brunori, uno che la piazza, Brunori, non è sempre Brunori, ma cioè, se guardi la formazione titolare che ha giocato contro il Toro, nomi di quelli che sportano qualcosa. Poi attenzione, il mercato non è finito, quindi magari cambiano gli assetti. Quindi assolutamente sì. Insomma, ci dovremmo divertire a livello di qualità di giocatori, di squadra, insomma, anche di piazza, ci dovremmo divertire quest'anno. Avete notato che i grossi dopo questo precampionato sono più in palla dei previlinei? Tesman, Wisniewski e Novakovic sono già brillanti. Sì, questo è vero. Diciamo che tra tutti i problemi che stiamo avendo, io fatico a capire chi è riuscito a lavorare al 100% per bene in tutto il precampionato. Tra i nazionali arrivati dopo, qualcuno che per motivi di mercato ha fatto solo in parte il ritiro,
i nuovi acquisti, adesso il focolare. Non so, secondo me c'è anche una variabile dato un precampionato tutt'altro che tranquillo in casa Venezia. Detto questo, sì, è vero, i più grossi sembrano paradossalmente più freschi e brillanti di quelli più brevilinei. Cioè, ho visto meglio è vero questa cosa. Di non tanti altri Wisniewski contro l'Ascoli. Detto che poi non squadra era una primavera. No, l'ultima cosa, una cosa legata ai numeri, io che amo i numeri, purtroppo sì, mancherà il numero 10, perché se Mattia ormai è già andato, la maglia numero 10 non è stata segnata. Quindi potrebbe essere la maglia di Samuel di Carmine. Carmine, se no la ritiriamo come con Maradona. Esatto. Stare attento anche al Modena con Tesser. Sì, ha ragione, il Modena è una buona squadra. La garanzia del Modena è Tesser. Io ripeto, quei due attaccanti li voglio vedere. Prima di dirvi... A me ha impressionato molto l'esterno sinistro italo-brasiliano a Iazzi, si chiama, in Coppa, col Sassuolo. Aspetta che ti dico il nome preciso. Agliazzi, mi sembra, vai a vedere. È enorme. Loro giocano 3-5-2, anzi 3-4-1-2 perché mostra... Agliazzi. Direttamente Agliazzi. Loro visto... Paolo Agliazzi. Giocano 3-4-1-2, mostri dietro le due punte, sì, Facinelli e Diop. Beh, Diop non è male, però. Te non ti convince. Pep, disastro completo. Vabbè, ho capito, ma c'aveva davanti Gitkier, mia nonna, Dani Mod, Dani Mota. No, a Vicenza, Pep. Ah, poi è andato a Vicenza, è vero. Ma che metà stagione sì, Vicenza. Male. Non mi ricordo più. Vabbè, comunque ma non è un cattivo attaccante. Mister Zenit ne parlava benissimo di Diop. Però, sì, sì. Cioè, parliamo comunque di un giocatore che tra Cittadella e Pordenone aveva fatto numeri importanti, però, cioè, ti dico, nell'anno del grande rilancio, a Vicenza è tranne una fase centrale con due doppiette, è pochino per il resto. Sì, non ricordo più che era andato via a gennaio da Monza, è vero. Sono d'accordo che comunque il Modena è una buona squadra, poi comunque ambizioni, un pubblico importante, non dico che dovrà andare in Serie A, però potrebbe piazzarsi anche ai playoff, perché no? Sì, vediamo, cioè ti dico, vediamo, perché hanno due punte forti, ma forti un po' di tempo fa, devono tornare quelle che erano. Poi Facinelli ha i suoi anni ormai, no? Gli anni che fa gol col contavoce. Genoa fu super favorito, direi di sì. Sono d'accordo, sì. Sì. La Pernana a parte Pilo, che è fortissimo, quello è verissimo, assolutamente. E chiudiamo con Elmane. Secondo me, visto che Cusans probabilmente partirà come Aramo, potremmo acquistare un trequartista? Sì, come abbiamo detto, sì, o un centrocampista di inserimento, o non so dire se sarà Casiraghi, perché su di Tirola dei gol non più per lenti, mi sembra. Io credo che al di là delle punte, scusa se ti interrompo direttore, poi chiudiamo, al di là delle punte sì, che saranno 5-6, però avere un trequartista proprio di ruolo, che potrebbe essere Casiraghi, ipotizzo, potrebbe darti un'altra soluzione proprio di modulo, no? Perché come ti dicevo prima, in questo momento fare il 4-3-1-2 non è un vero trequartista, con Casiraghi l'avresti. No, è vero, però... Anche... Cosa? Devi andare a trattare col Südtirol, che in questo momento sta cambiando tecnica, ha cambiato già un bel po' di elementi in squadra, cioè... Non so quanta voglia abbia il Südtirol di darlo via, quello è il punto. Quello è il discorso. Ma vedremo. Signori, ora del primo di settembre c'è ancora parecchi giorni per capire il mercato come si svilupperà. Abbiamo 20 giorni ancora. A voglia. Signori, l'oretta con noi è scaduta. Vi ringrazio per essere stati in così tanti anche all'alba del weekend di Ferragosto, che tra l'altro cadendo di lunedì vi permette di fare 3 giorni addirittura di ferragostismo. Non mi resta che rimandarvi al sito tuttomezzasport.it per tutte le news H24 sul Venezia, le principali del mondo Reyer. Ci trovate anche sui social, Instagram, Twitter e Facebook, Tutto Venezia Sport. Altrimenti trovate il sottoscritto sul canale YouTube I Fuoricampo, dove parlo di Venezia e non solo, con tante altre squadre, anche live in generale su Serie A e Serie B. Ricordatevi, anche se state seguendo in differita, ricordatevi il like sia su Facebook che su YouTube e condividete, che sono due cose importantissime per supportarci e far sì che continuiamo a fare questi format e queste dirette insieme a voi. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, vi auguro un saluto e buona cena o buona partenza verso il luogo delle vacanze o buona preparazione per la partenza vista del weekend di Ferragosto. Ringrazio anche Pep, che ovviamente si è prestato a loro, ci ha donato quest'ora del suo tempo. Un saluto, alla prossima. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!